Nella mia vita non ho mai ricevuto un mazzo di fiori. Ciao a tutti! Benvenuti sul mio canale Ericottero! In questo video vi parlerò delle differenze tra l'Italia e il Giappone quando facciamo un appuntamento. Appuntamento nel senso non di lavoro, non tra gli amici, l'appuntamento romantico. Innanzitutto, non voglio generalizzare nessuna cosa, nel senso, vivendo in Giappone e anche in Italia, negli entrambi i paesi, secondo me gli italiani sono più romantici che i giapponesi, però ovviamente dipende dalle persone, quindi non voglio dire questo è così perché è un italiano, invece questo è così perché è un giapponese, ma quello che voglio parlare oggi è, a livello di cultura, secondo me ci sono delle differenze anche quando facciamo appuntamento. Cominciamo subito! Allora, sapete che io faccio insegnante di giapponese come lavoro e facendo la lezione nel libro di testo c'è questa domanda: quando fai appuntamento, cioè quando esci con la ragazza o con il ragazzo, cosa devi fare? A questa domanda sicuramente c'è un ragazzo nel gruppo che dice: devo comprare un mazzo di fiori. Che romantico, che carino! Secondo me gli uomini giapponesi a questa domanda non daranno questa risposta. Ma davvero quando fate il primo appuntamento con una ragazza portate un mazzo dei fiori? Davvero? Io non so perché nella mia vita non ho mai ricevuto un mazzo di fiori. Allora, in Giappone se è un giorno speciale, nel senso il giorno di anniversario, di matrimonio o festa della mamma, il giorno speciale, allora forse sì, gli uomini comprano un mazzo di fiori. Però come primo appuntamento, che non siamo ancora coppia, portare un mazzo di fiori, cioè è molto bello, però non so se le ragazze giapponesi siano 100% contente, cioè sicuramente saranno contente, ma più che contenta, forse si sente a disagio. Il mazzo di fiori, se lo date tipo al ristorante o davanti al pubblico, cioè nel senso fuori casa, una ragazza giapponese si sentirebbe: non fare qui, mi vergogno! Perché attira attenzione, no? Quando sono in due nella stanza o in macchina, allora tranquillamente sì, si può anche in Giappone, però davanti al pubblico, al ristorante, io personalmente in Giappone non ho mai visto, solo nei telefilm, anche se è un'azione, io l'apprezzerei tantissimo. E in Italia c'è questa cultura di aperitivo che secondo me è comodissima, nel senso non solo per l'appuntamento romantico, ma anche per uscire con i nuovi amici. Fare aperitivo è un'ottima occasione per conoscersi meglio, no? Non è come invitare a cena, che è una cosa molto seria, ma più casual. Intanto prendiamo qualcosa da bere e poi chiacchieriamo, è un'ottima occasione, ma in Giappone non c'è questa cultura, quindi cosa facciamo? Infatti io un po' quando ero in Giappone, uscire con un ragazzo, se questo ragazzo è già mio amico, che ci conosciamo già, allora sto più tranquilla, però un ragazzo che non conosco ancora bene, però usciamo insieme da soli, oh, io non so cosa fare, andare al cinema non mi piace, perché devo essere così 2 ore, guardare dritto, anche se accanto a me c'è questo ragazzo, non riesco a concentrarmi a guardare il film, oppure mangiare subito, cena. Dipende dalla persona. Quindi fare aperitivo è veramente, secondo me, dovreste esportare anche in Giappone questa cultura, per favore. Ah, i giapponesi fanno anche spesso drive detto. Guidare la macchina. Fanno appuntamento guidando la macchina. Questo veramente fanno spesso anche tra gli amici. Intanto dicono: non sappiamo dove andare, ma intanto prendiamo la macchina, poi vediamo. Così prendono la macchina e guidano, ascoltano musica o guardano fuori. Però anche questo, come primo appuntamento, io lo odio. Come film, no? Io devo guardare dritto e c'è accanto questo ragazzo. Non so di cosa parlare, io mi sento a disagio. Spesso un appuntamento tra i giapponesi fanno anche da prestissimo, anche dalla mattina. Cioè, in Italia, siccome c'è questa cultura di aperitivo, no? Quindi magari si trovano nel tardo pomeriggio, poi magari escono anche da cena, forse. Però i giapponesi spesso escono dalle 10:30, 11 di mattina e poi fanno magari un po' shopping, guardano la città, poi pranzano, giocano qualcosa insieme, come ping pong, tennis, bowling, o vanno a karaoke. Come primo appuntamento? No, no, no. Io, siccome non so come funziona in Italia, quindi
fatemi sapere se io sbaglio, fatemi sapere come funziona in Italia. Perché voi quando uscite di sera cambiate look, no? Se volete uscire per cena, non è che vi trovate alle 11 di mattina, credo, no? Però i giapponesi quando fanno appuntamento, tipo alla stazione, all'uscita, alle 11 di mattina, poi fanno giro, poi pranzano, poi fanno giro di nuovo, poi magari vanno a cena, anche perché in Giappone cenano presto, alle 6-7, possono già andare al ristorante, sempre con lo stesso vestito, quindi la ragazza deve essere perfetta dalla mattina con i tacchi. Cioè, un giorno di appuntamento per i giapponesi spesso è una giornata intera, dalla mattina fino alla sera. E quindi quando vanno a mangiare al pranzo o a cena in un ristorante, qui è interessante perché in Italia secondo me è tutto lady first, invece in Giappone è misto. L'uomo deve fare bella figura, quindi far entrare nel ristorante lui fa lady first come in Italia, e magari fa sedere la ragazza in fondo come in Italia. Però poi a tavola la ragazza che deve versare da bere, la ragazza che deve dividere anche da mangiare sul piatto come moglie a casa, se una ragazza non fa questa cosa veramente in Giappone è una brutta figura, perde tantissimi punti. E quindi quando sono venuta in Italia, vedere gli uomini che versano per lei è molto molto strano. Cioè, voi fate tutto lady first come gentiluomo, che ha senso, ma in Giappone è misto. E quando fanno appuntamenti, quindi diventano coppia, in Italia ho visto spesso che mettono una foto di coppia insieme sui social o anche sul profilo di WhatsApp. In Giappone no, no, no. Magari mamma con figlio o io e un gatto, sì. E in Italia mi sono stupita anche che, come si può dire, escono anche spesso con le coppie insieme, tante coppie insieme. Anche questo in Giappone succede raramente. Oppure se io voglio uscire con le mie amiche, allora non porto mai mio ragazzo, mai. Perché io penso che do fastidio alle altre ragazze, di solito. E viceversa, se il mio ragazzo esce da solo per trovare i suoi amici, io non voglio andare con lui insieme, perché non voglio disturbare. In Giappone funziona così. Poi in Italia è tutto diverso. Ah, poi un'altra cosa che ho visto in Italia, oh, in realtà ho già parlato questa cosa in un video short e tantissimi mi hanno risposto. Quando torniamo a casa, magari questo ragazzo mi accompagna in macchina e siamo arrivati a casa mia, quindi io scendo dalla macchina e poi ci salutiamo. In Italia, finché io non entro nella casa, lui mi aspetta fuori. Però in Giappone io devo salutare facendo così finché non si vede più la macchina. Questa è la differenza nella cultura. Cioè io, siccome lui mi ha accompagnato gentilmente, come minimo io devo salutare fuori casa senza entrare. Quasi entrare io prima sembra una cosa scortese. Come minimo io sto fuori e io faccio così, bye bye, finché questa macchina, lui va via finché non si vede più. E invece in Italia ha senso che, siccome ti ho accompagnato fino a casa, io voglio vedere che tu entri a casa. Questa è la grande differenza. E poi l'ultima cosa, questo voglio chiedervi se è vero. In Giappone per diventare una coppia c'è dichiarazione prima. Cioè bisogna dire a voce, come dire, ci mettiamo insieme? Sì. E allora ufficialmente diventa una coppia. Ore to koibito ni natte kure. Però in Italia o anche comunque in Europa non lo dite chiaramente che adesso ufficialmente siamo diventati una coppia. È giusto? Come funziona? Ok, credevo di riuscire a spiegarvi meglio, più fluidamente, ma invece è stato abbastanza difficile per me parlare di questo argomento. Comunque, spero che vi sia piaciuto questo video, lasciate un like e per favore iscrivetevi al mio canale Ericottero. E ci vediamo alla prossima! またね、またね、またね。バイバーイ。